Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile. Forse è meglio dondolarsi tra l'estasi e la noia, cercando le risposte più plausibili. Com'era l'albero, così sarà il frutto, dolce pensiero di vivere tutto. Non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia. Non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. Su, vieni e riabbracciami. Se ti ho perso è stato solo per un attimo. Ci sono infinite cose deliziose, così vicine agli occhi che non le sai vedere. Quanto tempo abbiamo perso inutilmente, seguendo dei percorsi inevitabili. Com'era l'albero, così sarà il frutto, dolce pensiero di vivere tutto. Non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia. Non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. Su, vieni, riabbracciami. Se ti ho perso è stato solo per un attimo. Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile. Buonasera, benvenute nel salotto delle ragazze. Inizio un'altra settimana con Chick Chat con Isa e Sara. Non c'è modo migliore che iniziare appunto la settimana e vado a scoprire chi sono i miei ospiti di oggi, che mi hanno portato un sacco di cose interessanti. Voi non lo vedete, ma c'è anche Edo, il mio fido Edo. Edo, vieni, 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 che ecco qui con me, che ha già un brand, oggi è brandizzato Edo, ed è brandizzato Reuse with Love. E insieme a lui ci sono un sacco di belli oggetti, quindi abitini per bambini, libri per bambini, vedo una serie di gadget, giocattoli, insomma, probabilmente si tratta di una boutique vintage. Vero? Vero, ciao Barbara, assolutamente. Ciao ragazze. Ciao. Beh, vero ma non tanto. Vero ma non tanto. E la nostra boutique vintage, come l'hai definita tu, in realtà è una boutique solidale che abbiamo aperto a Bologna in via Savenella 13 dal 20 di dicembre. E l'idea c'è nata partecipando a un bando di cittadinanza attiva che abbiamo vinto per ottenere questa sede, dove distribuiamo gratuitamente abiti, giochi usati alle famiglie in difficoltà. Rigorosamente segnalate dai servizi sociali, dagli ospedali o dalle case accoglienza. E la cosa che ci piace dire soprattutto è quella che abbiamo creato una vera e propria boutique dove le persone vengono senza imbarazzo, con molta disinvoltura e soprattutto in un ambiente molto gradevole, quindi l'idea è quella di fare un po' shopping. Ci piaceva questa idea anche perché le famiglie che abbiamo aiutato in questi 4 anni di vita di Reuse with Love hanno moltissimi bambini e questo per noi è una cosa molto importante, cercare di dare anche ai bambini che non hanno magari possibilità economiche, diciamo così, un po' di disinvoltura nell'andare ad acquistare cose o fare finta di essere in una sorta di boutique, e quindi regaliamo loro tutto quello che ci viene donato. Insomma, una bellissima iniziativa. Poi faremo vedere anche un po' di foto che raccontano come davvero sembri di entrare in una boutique. Questo lo ridico perché è forse la prima volta che si crea un ambiente così caldo, così carino, così familiare, accogliente, che probabilmente fa sentire anche
anche le persone che ne usufruiscono a loro agio e sì, non insomma di seconda mano. Sì, assolutamente. Noi abbiamo sì, cercato di ricreare con queste amiche che sì, ci hanno dato. Con una gran cura, tutto esposto in maniera molto ordinata, cerchiamo di fare dei complettini, di dare proprio valore alle cose che ci sono state donate, perché comunque noi possiamo farlo perché abbiamo tante persone che ci donano i loro abiti. Avete tante persone che donano i vostri abiti, voi siete in tante, siete una cinquantina, giusto? Cinquantina di socie, direi quasi tutte donne, abbiamo qualche uomo che sono delle belle eccezioni, i nostri mariti, i nostri figli sono tutti sono stati che gentilmente costretti sì, a partecipare, sì, sì, giusto, posti. Certo, giusto. E diciamo che inizialmente era un passaparola questa raccolta di abiti, giochi, liberi, e col tempo questo passaparola è diventato proprio sempre maggiore come diffusione nella città di Bologna e ci consente anche di fare una volta all'anno un mercatino, sempre con questi abiti donati, e il ricavato viene donato a delle associazioni che hanno diciamo come obiettivo l'aiuto dei bambini all'interno degli ospedali. Quindi insomma una bellissima iniziativa e siamo qui con tutti questi oggetti proprio perché tutti abbiamo tanti oggetti a casa, tanti vestiti, tanti giocattoli, vestiti dei nostri bambini, fratellini, nipoti, insomma che vengono smessi a un certo punto e che possono trovare con amore la loro collocazione insomma. Sì. E, infatti dietro di voi c'è un esempio proprio clamoroso di questo ricollocare. Ci hai chiesto di portare qualcosa di significativo, questo devo dire che è stata una delle cose più che ci ha colpito di più sì, perché ha una storia molto, molto carina. Qualcuno che ci aveva conosciuto via internet ha trovato questo abito, la sposa vicino, abbandonato diciamo, lo ha sistemato, è una, sì, ricamatrice che ha proprio fatto se vedi bordi, insomma lo ha proprio, gli ha dato nuova vita e ce lo ha donato. Ce l'ha donato nella speranza di poter aiutare la nostra associazione e magari qualche ragazza giovane che ha bisogno e che ha necessità di poterne usufruire. Assolutamente. Allora, magari mentre Enrico ci fa vedere le foto, insomma, del vostro spazio, che sono veramente, che ribadisco, esatto, è veramente molto bello, grazie. Sono venuta a vederlo, sono rimasta affascinata dalla creatività che ci avete messo, perché... Sì, abbiamo delle amiche bravissime, decoratrici, Francesca, Piera, Mary, architetti, insomma. Le dovrei nominare tutte, sono tutte fantastiche, devo dire, ognuna questa, di loro scusate, ha dato una gran ti mano. Interrompo, perché sì, questa cartella stampa ha una sua ti storia, ha mi ha colpito, sì, sì, mi racconti la storia. Questa cartella stampa ci è stata fatta, direi che non è la prima, ma viene da una lunga serie, da Barbara Calzolari, che è una persona squisita, che ce l'ha donata, lei è specializzata in queste cose, sono tutte fatte a mano, tutte una diversa dall'altra. Hanno una caratteristica queste cartelle stampa, a parte la bellezza, hanno sempre una farfalla, che come vedi poi dopo viene richiamata anche nel nostro logo. Che è la stessa, il stesso logo che sì, vediamo insomma, sì, esatto, sparso un po' dappertutto, compreso sulla schiena di Edo, che lo esatto, porta fieramente. Perché per noi ha un significato, nel senso che noi comunque siamo un gruppo di amiche che vuole veramente continuare ad aiutare realtà differenti. Per cui la farfalla ci rappresenta proprio in questo, nel senso una farfalla che vola di un posto in posto portando un po' di sollievo il sabato alle famiglie che vengono nella nostra boutique, un'altra volta nel nostro mercatino solidale ad acquistare comunque dei vestiti che magari in altre occasioni non potrebbero permettersi, per cui una continua attenzione e cambiare appunto possibilità di aiutare tante persone. Assolutamente, quindi nei cinque anni che sì, esistete avete realizzato diversi progetti, no? Ci tengo a dirlo perché insomma è bello raccontare che ci sia un successo, quindi forse invoglia anche a partecipare perché le cose insomma vengono insomma portate a un buon fine. Dai primi 5.000 euro che avete raccolto sì, col primo mercatino che avviene nello spazio del Baraccano, giusto? Del quartiere Santo Stefano. Il primo è stato una ci siamo messi alla prova perché un amico architetto stava personalmente costruendo una scuola in Brasile, ci chiese aiuto e da lì cominciò la storia del nostro mercatino. Raccogliemo, come hai detto giustamente tu, 5.000 euro e questo è stato uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio e quindi siamo
partite e da quel momento in poi, l'anno successivo abbiamo aiutato Bibliossa, abbiamo raccolto 10.000 euro per allestire la biblioteca, dell'ospedale Gozzadini di Bologna. Successivamente abbiamo aiutato la Fondazione Irma Romagnoli per un progetto relativo a una scuola di Mirandola che quell'anno era stata purtroppo colpita dal terremoto. Poi abbiamo aiutato l'associazione Bimbotù Albellaria per l'allestimento delle sale della neuropsichiatria infantile. E finalmente l'anno scorso, con un risultato devo dire clamoroso, nelle sale del Baraccano abbiamo aiutato Pollicino all'acquisto di un ecografo d'urgenza e anche a dare il via a questa importante area critica che verrà costruita al Gozzadini nei prossimi anni. Insomma, l'anno scorso avete raccolto 48.000 euro, 58.000 euro, scusami, 58.000 euro, sì. Quindi ci tengo a dirlo, si parla di soldi in questi casi, sì. Perché insomma, tutti i nostri vestiti usati che non fanno niente nell'armadio, che non ci mettiamo più, che i nostri giocattoli, i libri, eccetera, servono, hanno un grandissimo valore. Fanno veramente del bene in tutti, sì, i sensi. Venduti a pochissimi euro. Guarda, non parlerei di vendita, è quasi un'offerta libera, durante, addirittura simbolica. Simbolica, perché... esatto, durante appunto, sì, il vostro mercato, che è a ottobre, è giusto? Ottobre, abbiamo già fissato le date per il prossimo, sarà dal 22 al 25 di ottobre. Sì, quindi appassionati del vintage, dal 22-25 ottobre, mercato del Baraccano a Bologna, sì, quartiere Santo Stefano, ci sono un sacco di opportunità. E a proposito di vintage, io ho al telefono la nostra esperta di style, giusto Giorgia? Ah, se lo dici te è vero. Sei la nostra esperta di style ormai da anni, quindi Giorgia Olivieri, cosa ci racconti oggi? La nostra volevo diciamo agganciarmi al discorso del riciclo e del recupero che diciamo l'associazione di cui insomma state parlando fa sicuramente un ottimo lavoro e bene, c'è anche però una parte di persone egoiste, chiamiamole così, che invece le sue vecchie cianfrusaglie se le vuole tenere oppure andarne a comprare di nuove, quindi approfittando del mercato ghiottissimo che ci sarà, per cui la moda di fatto è un inseguirsi di cicli e di corsi e ricorsi storici, per cui guardando un po' le sfilate ultime e guardando un po' anche diciamo gli anniversari vari. Scusami, perdonami Giorgia, intanto che tu parli io interrompo Edo che sta facendo un suo riciclo personale di un oggetto di Reuse with Love, poi vedrai, ok? Scusami, okay. Perdonami. Dicevi, quindi guardando le sfilate, no, cos'è che va di moda? Diciamo prepotentemente ritornati agli anni 90. Anni mi 90! Mi è capitato di vedere tempo fa qualche puntata di Beverly Hills 90-210, che diciamo un po' la fascia dei quarantenni, quelli anzi tra gli anni 70 e i primi anni 80 si ricordano benissimo, e devo dire che ci sono certi giubbettini di jeans che lì, certo, insomma, per un decennio abbiamo schifato, in realtà adesso dici vedi averli nell'armadio. Sì, no, quelli un po' corti, un po' larghi. Oppure quei jeans, non so se ve li ricordate, quei jeans con la vita altissima, sì, che si stringevano in vita e facevano, diciamo, le forme, non è che erano proprio, che donavano, ecco. No. Però adesso sono ritornati prepotentemente di moda, anche tipo negli ambienti un pochino più hipster, modaioli, visti anche magari, non so, sulle passerelle delle sfilate, ma fuori, no? Per quanto riguarda quando vanno a installare lo street style. Insomma, si vedono quelle scarpacce, scarpe da ginnastica, così. Quindi le occasioni sono due, o sì, si aprono gli armadi o tenersi magari recuperando qualcosa che dal sapore degli anni 90 o portarlo appunto per essere venduto con fini benefici o andare al mercato per a comprarselo, ci sarà sicuramente. Esatto. Ci sarà sicuramente una selezione anni. Improvvisamente si è buttato via, diciamo, un decennio fa, mai farlo, ecco. Perfetto, grazie Giorgia. A presto. Ciao, grazie. Beh, insomma, al mercato si troverà di tutto, poi disposto molto bene, perché fra le vostre colleghe di Reuse with Love ci sono anche tante creative, come dicevamo prima, ognuno contribuisce con la sua capacità e creatività a rendere veramente, veramente, veramente bello. Visto delle foto che lo dimostrano, e forse ne abbiamo anche un po' da farvi vedere. Quindi voi ragazze lavorate, oltre a fare, ecco, ci tengo a dirlo, quindi sì, tutti possiamo in parte trovare un po' di modo. Assolutamente sì. Diciamo, tu che cosa fai nella vita? Io faccio l'avvocato. E tu, Leopolda? Io ho un'agenzia immobiliare.
Quindi insomma lavori full time, impegnativi, sì. Siete mamme, avete delle famiglie. Giriamo sempre con le macchine cariche, diciamo che l'attività di reuse si svolge la mattina dalle 8 alle 8 e mezzo davanti alle scuole e ci vedrai sempre, diciamo siamo sempre operative da quel punto di vista. Poi il tempo che dedichiamo naturalmente è un po' risicato il fine settimana e soprattutto concentrato nei momenti in cui c'è da smistare, certo. da lavorare. Siamo divise in gruppi di lavoro, tipo laboratori e ci diamo un po' da fare per le riparazioni, le pulizie. Infatti, parlando di riparazioni, ecco, qua vediamo un po' di scatoloni che sono nel vostro spazio, nello scantinato del vostro spazio di Via Savenella, divisi molto meticolosamente, perché poi tutti gli oggetti vengono lavati, rimessi a posto e nel caso riparati. Quindi voi sapete anche cucire? Ecco. Sì, qualcuno lo sa. Oggi abbiamo delle amiche bravissime. Ecco, mi chiedevo, infatti. Beh, insomma, è molto importante ridare vita con amore appunto agli oggetti, perché appunto le persone, come dicevamo prima, che accedono, si sentano insomma a loro agio. Sì. Chi accede ai vostri servizi? Accedono esclusivamente le persone segnalate dai servizi sociali oppure dagli ospedali e quindi persone in stato di bisogno, sono sia italiani che famiglie straniere in regola con i permessi di soggiorno. Quindi diciamo abbiamo questo filtro che ci garantisce, certo. almeno per quanto ci riguarda, che effettivamente vadano a buon fine. Certo. E insomma, quindi voi li accogliete su appuntamento, mi avevate raccontato, quindi sì, c'è un momento specifico. Vogliamo che sia proprio un momento dedicato a loro, per cui cerchiamo di avere una sorta di appuntamento scadenziato in modo tale che chi arriva con la sua famiglia, sono sempre dei nuclei familiari, abbiano modo con calma di aggirarsi per il negozio, di guardare a seconda delle necessità e di non avere fretta di dover andare via o di persone che magari possono mettere in imbarazzo. Anche i bambini, c'è una zona dove abbiamo messo dei giochi, dei libri che possono scegliere con calma. Deve essere proprio un momento dove loro si sentono di fare degli acquisti e di poter confrontarsi con noi che siamo lì disponibili per aiutarle. Insomma, quindi in modo anche molto discreto, insomma, vengono accolti ogni terzo sabato del mese. Sì, e anche ogni secondo martedì del mese. E ogni secondo martedì. Mattina, insomma, sempre dalle 10 alle 13. Quindi c'è questa opportunità per chi ha bisogno, una bellissima opportunità. Tornano le persone che vengono? Sì, stanno tornando, devo dire, stiamo allargando perché ci fa piacere allargare la possibilità, il nostro sogno sarebbe di essere aperti tutti i giorni e di poterlo fare in tutta Bologna, ci arriveremo, dobbiamo un po' strutturarci e abbiamo bisogno di volontarie. Gli stessi giorni in cui facciamo lo sportello, la cosa importante è che lavoriamo, come hai visto, con gli scatoloni, quindi su due piani, piano di sotto raccogliamo, quindi i donatori, diciamo che è un momento in cui tutti accedono, non solo al piano di sopra, la boutique solidale, e al piano di sotto lavoriamo per raccogliere le cose che ci donano. Quindi ci accorpiamo in quel quindi momento. Oltre di fronte alle scuole dei vostri figli, sì, quello è. Ci sono altri modi insomma, per arrivare da voi. Infatti magari ricordiamo dove siete, sì. Sono preparatissime le ragazze degli Usit Love, hanno portato viceversa. Okay. Ok. Altro che sovrascrizioni, grafiche, eccetera, una lavagna, reusewithlove.org è il sito, reuse.with.love@gmail.com, l'indirizzo mail per informazioni, insomma, e contattarvi, insomma, Reuse with Love è in via Savenella 13 a Bologna. Cerchiamo degli armadi in questi giorni, quindi quale migliore occasione che insomma, fare un po' di pulizia e portare i vostri oggetti a un utilizzo che poi arriva a un ottimo fine. Qual è la causa che avete scelto per il prossimo anno? Piccoli Grandi Cuori, che è un'associazione sempre bolognese che opera all'interno del Sant'Orsola per i bambini della cardiochirurgia. Insomma, i bambini della cardiochirurgia hanno bisogno dei vostri vestiti usati e dei soldi che possono recuperare al mercato, quindi mi raccomando, cerchiamo degli armadi, l'ho già detto. Signore, io vi devo lasciare andare purtroppo, però non prima di esserci fatte una foto, quindi venite qui da me. Vi regalo anche un piccolo cadeau del nostro stylist che metto grazie. Qua e prenderete poi, sì. perché chiaramente, come voi mi insegnate, le apparenze sono anche sostanza a volte. Quindi sempre meglio avere una bella piega e mettiamoci tutte insieme per un selfie mentre ascoltiamo Ise e Sara. Ah!
Sono una vecchia amica, sono una lingua conosciuta, sono un fuoco tra le dita, sono qui venuta accompagnata. Sono nelle mani, sono nella faccia, sono un anello che stringe le tue braccia, sono un fiume in piena, sono una catena, sono una cicatrice sulla schiena, sono un'illusione, l'allucinazione, l'attimo di rivederti con un buco al cuore, sono una follia, una fotografia, sono l'abitudine che scivola.